Purtroppo il fenomeno di violenza, della violenza contro le donne è un fenomeno che si deve combattere quotidianamente perché c'è una componente culturale molto forte e molto radicata nelle nostre società e che purtroppo attraversa tutti i ceti sociali ma anche tutte le età. Questo ci deve far molto riflettere perché di fronte a una presenza sempre più importante delle donne nella nostra società, nel loro ruolo, nella loro anche capacità di leadership, a questo poi si contrappone sempre più violenza nei loro confronti, nell'ambito della famiglia, nell'ambito delle relazioni affettive, delle relazioni lavorative. L'amministrazione è impegnata tutti i giorni con iniziative, con politiche che sono rivolte alle donne. Stiamo investendo tanto sulla prevenzione, sulla comunicazione rispetto anche alle informazioni che possono essere utili a coloro che sono soggetti o potenzialmente soggette di abusi, di violenze, di poter insomma, sapere dove rivolgersi e di avere percorsi protetti per poterlo fare. Credo che ecco, il Comune stia mettendo in campo tutte le attività possibili con l'accoglienza nei centri antiviolenza, con l'accoglienza nelle case rifugio, ma evidentemente se il fenomeno non si riduce, come non si riduce, perché oggi ci sono 500 donne in carico presso i centri antiviolenza, abbiamo accolto 50 donne più 35 ragazzi, donne che avevano subito violenza nella nostra casa rifugio, evidentemente la politica deve cambiare e deve cominciare a mettere al centro dei propri ragionamenti, anche economici, anche sociali, anche strategici, le donne, perché se le donne non riescono a riscattarsi da questa situazione, il motivo probabilmente è perché la donna, ecco, non riesce ad avere le stesse opportunità ancora oggi. Dobbiamo essere coscienti che ciò che determina questo fenomeno aberrante è una cultura aberrante, è la cultura del patriarcato, nonostante qualcuno dica che sia stato eliminato magari sulla carta, ma nella vita di tutti i giorni il patriarcato, la cultura patriarcale influenza la vita negativamente di tutte noi, anzi di tutti noi. Pertanto bisogna ancora lavorare, lavorare molto. Quale Presidente della Consulta, che mi pregio di rappresentare, ho messo in campo molte iniziative, dai titoli di viaggio della ANM il 1522, dal sostegno alle donne iraniane, ma molte, molte altre ancora sono le iniziative che dobbiamo mettere in campo.